Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata con il professor Carlo Pelanda. L'estate scorsa lei disse qui e più volte che la velocità della disinflazione era superiore a quella stimata dalle istituzioni. Ora è evidente, segreto metodologico? Sì, qualcosina sì, ma più che i segreti metodologici, tipo un uso maggiore del now-casting da parte degli attori privati che non da quelli istituzionali, più tutta una serie di cosine un po' esotiche, però quello che prevale è il fatto che le istituzioni, gli scenari istituzionali devono essere molto prudenti, mentre quelli privati possono rischiare di. Non dico di perdere la faccia, ma possono rischiare di più. Ecco, questa è la differenza che almeno io vedo anche tra scenaristica privata e scenaristica pubblica. E per cui, ecco, quindi non c'è tanto un segreto metodologico quanto una diversa dimensione della responsabilità che hanno i due attori. Le previsioni istituzionali devono anche tenere conto degli effetti indesiderati. Ci può fare un esempio? Beh, l'esempio è quello in particolare della BCE, perché hanno previsto in ritardo oppure fatto prevedere in ritardo il taglio dei tassi? La BCE in particolare perché ha paura di innescare un entusiasmo nel mercato troppo anticipato e quindi prima che l'inflazione sia domata, che ciò crei poi un effetto di ricaduta in recessione o simile, che provochi un andamento della crescita a W, che sarebbe quindi una recessione molto più profonda, o a L, cioè quindi l'induzione di una situazione di crisi maggiore di quella che ci si aspetta. Questa prudenza è giustificata? Allora, diciamo la verità. Secondo me no, perché le condizioni attuali di tendenza recessiva sono tali per cui che il mercato faccia un rimbalzo iperinflazionistico o in America, o in America un po' di più, ma o in Europa non esiste. Però criticare per esempio la BCE per questa prudenza sarebbe anche inappropriato, perché cioè, una cosa sono gli scenari privati, vengono comprati principalmente dagli speculatori, permettono di fare un'enormità di soldi, però con un rischio speculativo. Le istituzioni non possono permettersi questo tipo di approccio. Ecco, questo è il punto di differenza tra scenaristica privata e scenaristica istituzionale, diciamo, secondo me, no? Ecco. Secondo lei la Fed sta rischiando di più un errore anticipando tre tagli ai tassi nel 2024? Beh, allora abbiamo analizzato questo. C'è una pressione da parte del Partito Democratico negli Stati Uniti affinché alle elezioni del novembre 2024 non si arrivi con la necessità di, cioè con una tendenza recessiva molto forte. Per evitarlo, è chiaro che la Fed deve prendere un po' un rischio, cioè tagliare prima, almeno come ha annunciato Powell, 3 volte, prima di novembre. Quindi dovrebbe essere quasi un punto 25, che ha la capacità di dare abbastanza fiducia al mercato ed evitare situazioni. Ecco, quindi uno potrebbe dire, ah, ma allora c'è altro che indipendenza della Fed, no? Qui stanno facendo gli interessi. Noi non pensiamo così, perché se uno guarda bene, lo statuto della Fed ha due missioni, no? Cioè, la protezione contro l'inflazione, ma anche la protezione della forza lavoro, no? Cioè, quindi, se uno poi va a vedere gli scenari a 18 mesi, sempre di fonte statunitense, vede che comunque c'è una traiettoria di rallentamento economico molto forte con una curva che tende a peggiorare nel tempo. Quindi,
avendo la Fed, la Federal Reserve, una missione anche di protezione dell'occupazione, per evitare un caso peggiore, un caso critico nei 18 mesi a venire, deve intervenire prima, molto prima, no? Perché c'è sempre un ritardo tra politica monetaria e il suo effetto. E quindi, diciamo, non si può giurare sull'indipendenza di una banca centrale, no? Se uno guarda un po' le cose dentro, come funzionano. Però direi che la Fed sta difendendo la sua indipendenza nel rispetto della doppia missione che ha. Ecco, tenendo conto poi che penso che la Fed anche calcoli nei suoi calcoli, veda che la capacità di indebitamento degli Stati Uniti ha raggiunto un limite difficilmente superabile e quindi dice se non ho più capacità fiscale per ridurre l'impatto di un'eventuale recessione, devo per forza ridurre i tassi. Prendo un rischio sull'inflazione, potrebbe dire uno, sì, però si tiene conto che il sistema liberista americano è capace di mangiare l'inflazione molto meglio in comparazione del sistema socialista che opera in Europa. Quindi il livello di rischio preso dalla Federal Reserve dopo l'aumento dei tassi, secondo me, è molto minore di quello che alcuni critici stanno portando. Quindi io vorrei stare in America più che in Europa. Ecco, se... Secondo lei la BCE dovrebbe cambiare il suo statuto includendo questo secondo obiettivo che attualmente non c'è? Assolutamente sì, perché se non c'è questo secondo obiettivo, la BCE non ha limiti nel combattere l'inflazione con la clava, cioè con uno strumento di età della pietra. Cioè, impoverisco il sistema, no? Poi ammazzo metà della popolazione economica e così salvo il sistema e il potere d'acquisto della moneta. Cioè, se non è una roba paurosa. Io ho scritto che recentemente, no, sì, ho avuto delle reazioni allarmate, no? Diciamo non toccare questo argomento perché sennò i tedeschi si arrabbiano. Ma chi ne frega che i tedeschi si arrabbiano? Ecco, abbiamo impoverito, stiamo impoverendo enormemente questa BCE che secondo me bisogna rispettare, ovviamente. Ecco, quindi quando ho scritto, nel mio piccolo ovviamente, Giulia, no? Che bisognerebbe aggiungere la seconda missione come la Fed, era per cominciare a mettere un po' di sale sotto, cioè un po' di fuoco sotto il sedere. Ecco, e quello che scriverò tra poco è che nello statuto della BCE c'è un precursore della seconda missione di protezione. Bisognerebbe alzarlo, come dire, aumentarlo di più. Per esempio Draghi, quando ha fatto, in maniera malaugurata secondo me, il quantitative easing della BCE, ha usato appunto questi elementi d'eccezione che ci sono nello statuto attuale della BCE. Comunque, per quello che possiamo dire oggi, leggetevi lo statuto, ecco, e sarebbe importante comunque fare questi richiami pur laterali per evitare degli errori della BCE che sta facendo. Nel 2024 lei vede un allentamento della stretta monetaria con ritardi sia nell'area del dollaro che dell'euro? Sì. Sì, però è importante il tempo degli annunci. L'America, secondo me, va abbastanza bene su questo. L'Eurozona potrebbe tardare. Allora, abbiamo un problema, soprattutto in Italia, in paesi simili ad alto debito, che pochi mesi in più di ritardo potrebbero creare effetti molto maggiori di quelli previsti. Per esempio, le 200.000 famiglie che non riescono a pagare il mutuo variabile, se li abbasso subito,
a marzo almeno, abbasso un po' questa rata qua, le faccio respirare. Se invece aspetto fino ad agosto, creo uno stress che poi riverbera anche sulle banche. Banche che tra l'altro nel momento in cui c'è una proiezione di riduzione del costo del denaro guadagneranno molto meno di quanto hanno guadagnato finora, no? Ecco, quindi, e come lo risolvo questo? Non tanto con un dialogo su mille cose, ma proprio inserendo una nuova missione nella BCE. Devo proteggere anche l'occupazione, oltre che il valore della moneta. Ci possiamo aspettare altri rischi o maggiori rischi bellici nel 2024? Beh, non maggiori, nel senso, questo lo vedremo meglio, però diciamo il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina non è voluto da nessuno dei due, in particolare della Cina. Però sta aumentando il conflitto indiretto, cioè sui laterali geografici, no? Per la conquista del sud globale, quindi Africa, Sud America, soprattutto Sud America, ecco, dove si inserisce anche Mosca, per esempio, cioè è a Mosca che hanno suggerito, da Mosca hanno suggerito a Maduro in Venezuela di tirare fuori la questione del fatto che l'ex Guyana britannica è in realtà una parte del Venezuela, che è la zona più ricca del mondo in assoluto di tutte le possibili materie prime. Ecco, quindi ci sarà moltissima tensione. Ecco, ma non quella tale da destabilizzare in maniera fondamentale il sistema. Bene, allora studieremo insieme con ipotesi a gennaio quello che sarà lo scenario. Grazie a tutti. Auguri.